tornati e siamo noi. L'ospite che ho di fronte potremmo presentarlo in mille modi, ma forse è meglio che si presenti da solo. Benvenuto a Emilio Solfrizzi. Grazie. No, grazie, Emilio, a voi. Dicevo così perché vorrei iniziare subito con Toti e Tata. Come facevano, ce lo ricordi? No. Con Toti e Tata, questa è una foto del 1984 che dimostra proprio da quanto tempo sono in pista. Essendo pugliese non potevo che interpretare un contadino, quello era la scenetta del contadino. Devo dire, ho mandato questa foto perché mi piaceva l'idea di poter incominciare dalla nostra cultura contadina della Puglia. È una scenetta che ci ha portato molta fortuna, siamo in due. Tata è quello dai capelli ricci, io ho molti più capelli di lui oggi, però in questo caso li nascondo. Lo salutiamo? Come no, Antonio, eh? È sempre il mio cuore. Antonio Stornaiolo, Antonio Stornaiolo, con affetto. L'amico di sempre, no, nella vita e sul palcoscenico. Di sempre, pensa, noi ci siamo conosciuti in seconda elementare, eccolo qua, questa invece è una foto di qualche giorno fa su un palco dove noi non riusciamo a non ridere delle nostre sciocchezze quando improvvisiamo e siamo ancora noi. Lui ha ancora i capelli ricci, meno folti appunto. Però ci sono. Sì, sì, è una, per Antonio è una persona meravigliosa. Io credo di dovere tantissimo a lui, se non tutto, perché lui è stato l'incontro felice della mia vita. Ci siamo conosciuti in seconda elementare, ci siamo ritrovati al liceo classico, e lui era il classico capopopolo, insomma, di quelli, sai, quelli che ci sono nelle classi che sono talmente simpatici che trascinano, creano un codazzo proprio di amici, di persone, di consenso, e io ero vicino a lui perché un po' brillavo di luce riflessa e poi perché lui era assolutamente straordinariamente pieno di iniziative, tra cui l'idea di cominciare a fare il teatro. Noi abbiamo incominciato a scuola, ho avuto la fortuna di frequentare una scuola che era dotata di un teatro vero e proprio, con tanto di proscenio e palcoscenico. E lì debutti. E lì abbiamo iniziato, sì sì. Ma poi siete andati molto avanti, no? Perché avete fondato a un certo punto, proprio a Bari, il teatro Cabarella Dolce Vita. E vi accomunano, ho letto sulla scheda che ti riguarda, tantissimi aneddoti. Ce n'è uno che ha a che fare con la zavorra, a un certo punto, con un altro gruppo. Come è andata quella volta lì? No, questo ahimè molto prima della Dolce Vita. La Dolce Vita era già un periodo di grande maturità, e fare il cabaret in Puglia in quel periodo lì non era, come dire, più difficile immaginarlo, non era come fare il cabaret a Milano. Per cui, voglio dire, i nostri impresari erano persone, come dire, che cercavano di vendere lo spettacolo in molti modi, per cui a un certo punto c'è questo signore che ci rappresentava, è andato in un posto e ha detto: voi chi volete? Lui ha detto: la zavorra ce l'ho. E lui ha detto: allora dovete andare, mi raccomando, in questo posto a fare lo spettacolo. Quando ci siamo arrivati, capito, questi hanno detto: ah, buongiorno, voi siete la zavorra. Che, voglio dire, noi non conoscevamo la zavorra, però essere denominati zavorra già non ci piaceva. E allora: voi siete la zavorra? Io che ero tra quelli più combattivi facevo: no, noi non siamo Toti e Tata, noi aspettavamo la zavorra. E Tata invece faceva: la zavorra, certo, come, non siamo la zavorra, siamo la zavorra. Allora: siamo la zavorra, come, non siamo la zavorra. E tutto un tratto siamo diventati la zavorra pur di fare quello spettacolo. Ma anche al momento della dazione, insomma, del compenso, me lo ricordo che proprio l'organizzatore dice: voi siete sicuri di essere la zavorra? Sì, 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 proprio scontando. Sì, sì, siamo la zavorra. La tua passione per la recitazione quando nasce? So che c'entra qualcosa tua madre, no? Mia madre, insomma, come si può vedere, io ho frequentato una scuola dei gesuiti con tanto di grembiule. Il fiocchettone è bellissimo. Ecco, non ero proprio un bambino estroversissimo, insomma, questa foto dovrebbe raccontare un po' della mia timidezza. E mia madre ha avuto l'avventura di raccontarmi in un momento d'amore folle nei miei confronti, mi ha detto: assomigli tanto ad Omar Sharif. Voglio dire, non so come abbia potuto dire questa cosa, perché io avevo appunto 7-8 anni. Ragione, bravissimo, però. Esatto. E quindi io ho, da quel momento, cominciato a disegnarmi dei baffi, perché mi ricordavo di Omar Sharif nel Dottor Zivago, per cui era l'unico Omar Sharif che io conoscessi, e siccome mia madre era molto fan, e allora pur di compiacere mia madre avrei voluto davvero essere Omar Sharif per lei, per tutta la vita. Mamma, mamma. Poi le mamme sono sempre le mamme, quindi, come dire,
siamo noi basta, punto. Così sì. Noi meridionali la pensiamo così. Assolutamente, ma le mamme meridionali amano e basta, anzi, proprio bisognava allontanarla per eccesso d'amore. Quante telefonate ancora oggi. La passione per il teatro poi ti ha travolto, no? Ti ha travolto, però mamma ci teneva che tu completassi gli studi. Ho letto da qualche parte che diceva ai parenti: cosa fa Emilio? Sì, lei raccontava che io studiassi giurisprudenza, per lei era fondamentale, infatti c'è rimasta, è stata un po' delusa quando poi alla fine mi sono laureato, perché non poteva più dire, capito, non poteva più nascondere che io fossi un attore, mentre per lei era importante da mamma meridionale, insomma, che io avessi la carta, la famosa carta, perché in qualche modo si pensava, le madri di allora pensavano che fosse un punto d'arrivo e grazie alla carta avrei potuto realizzare qualche cosa. Mio padre invece era molto più pratico ed era, come dire, capace di sostenermi come gli uomini di una volta sapevano fare, era meno ansioso, diciamo così, però lei ha sempre nascosto questa mia passione solo inizialmente alla famiglia, perché avevamo una famiglia molto severa. Al sud scegliere di fare l'attore non era sempre una scelta professionale, spesso erano scelte di comodo, come dire, di quelli che non avevano proprio grandi prospettive, né arte né parte, volevo essere buono nei confronti degli attori di allora. Per cui capisco anche la diffidenza di un genitore, però io, insomma, sono molto davvero grato ai miei genitori, perché non solo non hanno accettato ob torto collo una scelta, loro hanno operato una vera e propria conversione di pensiero, cioè hanno capito la mia passione ed è piaciuta anche a loro. Cosa non scontata, eh? Beh, insomma, quando io ho aperto la Dolce Vita, i nostri primi ospiti del teatro erano sempre i nostri genitori, sia bello. I miei che quelli di Tata. E pretendevano, hanno sempre preteso di pagare il biglietto. Che straordinario, che cosa straordinaria. Tanto teatro, però a un certo punto della tua carriera arriva la televisione. Siamo nel 1995, se non sbaglio, arriva Mediaset e arriva un personaggio che, a buona giusta ragione, come dire, fa parte ormai della storia del piccolo schermo. Come faceva Lino Linguetta? Linguetta era un commentatore, un grande giornalista. C'è stato un periodo della televisione italiana in cui i giornalisti erano diventati tuttologi che potevano esprimersi su qualsiasi punto, voglio dire, su qualsiasi argomento della nostra società. Questo giornalista servile, diciamo, Lino Linguetta, lo diceva il cognome nomen, aveva questa particolarità che bastava che chiamasse il potente di turno perché lui cambiasse il titolo del giornale, per cui da una sicumera che aveva senz'altro quest'oggi abbiamo titolato il giornale in questo modo, chiamava il potente di turno, faceva come, no, devo cambiare il titolo, senz'altro, grazie, no, perché lo faccio subito, senz'altro, grazie. Insomma, mi è rimasto attaccato addosso per tanti anni questo personaggio, perché in effetti ancora oggi qualcuno ci si riconosce, insomma, non riconosce. Temo di sì. Però altri personaggi poi, come dire, hanno avuto grande successo e lo scopriremo tra poco. Il passaggio in Rai, siamo nel 1997, un programma con Carlo Conti, e lì credo che è una delle ultime apparizioni del duo Toti e Tato, sbaglio? Sì, sulla TV nazionale credo anch'io di sì, la trasmissione si intitolava Va ora in onda con Panariello, insomma, tantissimi amici che poi abbiamo ritrovato in tante altre trasmissioni. Sì, io sentivo la necessità di lasciare la Puglia, insomma, è un'Italia un po' diversa da quella che, a cui siamo abituati oggi, che è quella di internet, insomma, un'Italia molto più corta. Quella di prima era un'Italia molto più lunga, dove la Puglia non era proprio una regione che facesse eco, per cui spessissimo ci capitava di essere chiamati perché avevano avuto notizie, oppure qualcuno, insomma, ammirava o credeva nel nostro talento, però ci chiedeva di essere diversi da quelli che eravamo, perché il pugliese ancora era una lingua ostica e non sembrava non piacesse a tutti, diversamente da adesso che invece la Puglia è un brand, voglio dire, la Puglia stessa
A 360 gradi. Sì, esatto. Insomma, per cui io, che volevo fare il cinema, volevo fare il teatro, cercavo di convincere Antonio, che invece era molto più radicato giù, per moltissimi motivi ragionevolissimi, e quindi abbiamo dovuto, pensa, noi credo che siamo una delle poche coppie in, insomma, che io conosca, che sono riusciti a dividersi, come dire, senza litigare, voglio dire, anzi, riconoscendo che avremmo dovuto farlo già da prima. E questa foto lo dimostra, no? Esatto. Di pochi giorni fa, un'amicizia che non può morire assolutamente. No, no, assolutamente. Per avere successo ci vogliono tante cose. Ci vuole la passione, e questa l'abbiamo vista, ma ci vuole l'impegno. Perché tu, come dire, non dimentichi che per arrivare ci è voluta, ad esempio, tanta gavetta, no? L'impegno è fondamentale. Io non solo, io penso che l'impegno non è fondamentale solo in una fase iniziale, non è fondamentale studiare all'inizio per arrivare a raggiungere. Io credo che debba essere proprio un'istanza tua, proprio in qualche modo ti debba appartenere la necessità di doverti sempre dotare di nuovi strumenti per poter aggredire il reale. In realtà fare l'attore significa anche in qualche modo leggere la realtà, restituirla attraverso i personaggi che tu interpreti, non solo in TV, al cinema, in teatro. E secondo me è assolutamente fondamentale formarsi. Poi oggi la TV non ha fatto un grandissimo lavoro, secondo me, in Italia negli ultimissimi anni. Comunque c'è stato proprio un periodo in cui ha insegnato il principio del minimo impegno per il massimo risultato, che in qualche modo è stato un cancro che pervade le nostre nuove generazioni, che voglio dire vogliono spesso arrivare a un risultato immediatamente, senza irrobustissi le spalle. Insomma, alla fine i miei genitori mi insegnavano questo, insomma, se ti impegni ce la fai, certo. Questo concetto semplicissimo riguardava, oppure se preferisci impara l'arte e metti da parte, per me ha avuto un vero significato nella vita, perché poi, ecco, le buone letture servono. Impegno, ci hai messo tanto impegno in una fiction che ti ha reso ancora più famoso, Sei forte maestro, la ricordate, no? Come no? Che quando uscivi per strada, è vero che la gente ti chiedeva consigli su come educare i figli? Non solo, questo te la dice lunga su quanto potente sia la televisione e pericoloso il mezzo sulle menti che non hanno la possibilità di districarsi, non hanno una capacità critica. Nel mio caso, in tantissimi avevano identificato il mio personaggio con me, per cui in TV facevo il maestro e mi capitava di essere fermato da mamme che mi chiedevano consigli sul figlio. Quindi io allora all'inizio, ma mi ricordo questa cosa, che io insomma mi sottraevo, dicevo, ma no signora, io che c'entro, io sono un attore. Leggevo la delusione sui volti delle mamme, quindi quando ho capito questo ho cominciato a dispensare consigli, quindi ho cominciato a dire sì. Speriamo sia andata bene. Rimanevo sul generico, insomma, per tentare di fare meno danni possibile. E tu come sei come padre? Non lo so, io credo di essere un padre innanzitutto presente, nonostante sia spesso assente, perché le tournée ti portano lontano, però in qualche modo anche da lontano cerco di far sentire la mia vicinanza, specialmente i figli. Uno pensa che i figli solamente da piccoli hanno i momenti della crescita, in realtà non si smette mai. E, a volte però mi rendo conto di essere un po' troppo presente e per cui insomma essere genitore oggi poi specialmente è proprio difficile valutare quando intervenire, quando stare al balcone spesso a guardare lasciando scorrere l'acqua nel fiume, o quando invece perché a volte intervenire non dà la possibilità al figlio di capire da solo qual è la strada, e non intervenire invece potrebbe essere, insomma, non è facile, è un mestiere più difficile. No, secondo me è il mestiere. Io poi ho i figli in adolescenza, quindi capirai, caro Emilio, La situazione è drammatica. Abbiamo parlato del teatro, abbiamo parlato della televisione e ci resta di parlare del cinema. Anche lì, insomma, tanti ruoli, tanti personaggi, ci vorrebbero ore per esaurirli tutti. Però c'è un aspetto che mi interessa, perché tu a un certo punto della tua carriera, nell'Uomo che sfidò Cosa Nostra, interpreti il giudice Falcone. Bella responsabilità. Paolo Borsellino. Falcone lo faceva da Porto.
Sì, un'enorme responsabilità che sono stato entusiasta di accollarmi, come dire, sulle spalle. Insomma, ci sono persone, quando dico, insomma, non si smette mai di imparare, ci sono delle persone che anche a distanza ti insegnano qualcosa, e in questo caso c'era una persona che... Ecco, mi ricordo questa cosa, quando ho parlato del personaggio con i registi, i fratelli Frazzi, io ho detto, c'ho un'idea, io pensavo di camminare dritto, perché in qualche modo mi sembrava di rappresentare proprio la persona, proprio camminando dritto, cioè che era una postura, sì, a testa alta. Straordinario. Insomma, come dicevo, potremmo parlare di tanti film, io però so che tu tieni molto a parlare di un progetto in corso, che è il progetto Roger. Questo nome mi ricorda qualcosa, no? Un campione, anzi il campionissimo. Eccolo qua. Eccolo qua. Sì, è un progetto al quale tengo moltissimo, un progetto di teatro, uno di quei progetti un po' pazzi, però insomma fa parte un po' della mia filosofia di vita. Io mi piace l'idea di cimentarmi sempre con cose nuove, anche rischiose, pericolose, insomma, e non percorrere, fare insomma strade già percorse. Roger è un progetto scritto per il teatro da un grande autore che io amo molto, stimo molto, che si chiama Umberto Marino, che sarà anche regista di questo spettacolo. Federer ancora non sa. Questo progetto, lo saprà prestissimo, perché andiamo anche in Svizzera, lui è svizzero, per cui lo porteremo lì. È un progetto che io ho amato da subito, appena me l'ha fatto leggere. Si tratta di un campione, ex campione della mia età, che è rimasto su un campo da tennis, quindi ha superato i 50, ed è lì da solo, lui neanche sa da quanti anni, in attesa di un incontro che lui non sa se avverrà mai, per cui è tutta la vita che si prepara per questo incontro, e lo racconta a se stesso, e quindi lo riproduce. Lui incontra un avversario che non ci sarà mai, e quindi in qualche modo, adesso non voglio usare delle parole grosse, però questo Roger alla fine è un'entità divina, e quindi è un incontro con se stesso e con qualcosa che non ha a che fare con le cose terrene che ci appartengono. Auguri per questo progetto. Grazie. Un bel applauso anche a Roger Federer, che nonostante l'età, come dire, no, fa sfracelli. È una cosa meravigliosa il fatto che lui riesca a contraddire qualsiasi cosa. Quasi le regole della fisica. Esatto. Diciamo. Ci stiamo avviando alla conclusione di questa chiacchierata, e noi chiudiamo sempre questi incontri ricordando le parole di Papa Francesco, no? Permesso, grazie, scusa. E allora ti chiediamo, Emilio, a chi oggi ti senti di dire grazie e a chi di chiedere scusa? C'è sempre il problema di dire delle cose intelligenti, e non è proprio il mio caso. Guarda, mi piace essere banale, io penso di essere il trionfo della banalità, però ci vivo e ci sguaio. Io credo di dover dire davvero grazie ai miei genitori, che mi hanno insegnato innanzitutto che cos'è il rispetto. Mi hanno insegnato a non essere chiuso, a guardare gli altri senza il sospetto dell'alterità, e mi hanno insegnato la curiosità nei confronti del mondo. Io non credo che questa cosa qui sia banale, perché ricordare i valori, ricordare da dove si arriva, non è mai banale, anzi bisognerebbe farlo molto di più e molto più spesso. Grazie. A chi chiedere scusa? Ci sarebbe un elenco infinito di persone, però insomma, ci pensavo un attimo fa quando ne abbiamo parlato, se ci fosse mai qualcuno a cui davvero chiedere scusa, e riconoscendo quindi in qualche modo degli errori, non potrebbero che essere i miei figli. Il mestiere di genitore è talmente difficile che non si può non sbagliare, per cui se dovessi chiedere qualcuno scusa, chiederei a loro. Grazie Emilio Surprizzi, grazie per essere stato con noi, grazie davvero. A proposito di errori da genitore, guarda sì, che arriva. Certo. Grazie Emilio Surprizzi. Allora, chiaramente sapete che siamo nel mese mariano, maggio è il mese in cui per tradizione si sente forte l'esigenza di affidare preghiere speciali alla Mamma Celeste, e allora inauguriamo un nuovo spazio in cui settimana dopo settimana vi racconteremo i culti mariani più popolari, a partire, e come potrebbe essere altrimenti, si festeggia domenica prossima, 8 maggio, dalla Madonna di Pompei. A tra poco!